è di nuovo Mangeda in Sisas. I sassi in questione sono quelli del quartiere Roma, calpestati da circa 300 piacentini. La cena organizzata dall'antica trattoria dell'Angelo di Matteo Castignoli è stata un successo. Del resto, non poteva essere che così. È una tradizione bellissima, mangiare qui è bello vedersi dopo l'estate, rivedere persone, si mangia ovviamente in modo eccesso e poi quest'anno c'è anche il tema di Casa Iris e quindi diamo una mano anche a chi sta peggio di noi, quindi è un momento meraviglioso, secondo me è veramente bella. Prima volta ho accolto l'invito di un mio caro amico che invece è un abitué, mi sta piacendo sia l'ambiente che l'atmosfera. Tra amici, veramente una bella serata. È il secondo anno, l'anno scorso e quest'anno. Mi piace il fatto di poter mangiare all'aperto, mi piace il fatto di poter chiacchierare con gli amici e passare una serata in compagnia. Parteciperemo finché ci sarà. È una bellissima serata per il quartiere che è l'unica cosa bella che succede adesso qui nel quartiere. Vorremmo che succedesse qualcosa d'altro. È una cosa che ormai è diventata tradizione, sono dal 2008, quindi questa è la 13ª edizione perché dei 2 anni di Covid abbiamo saltato, non cambia mai nulla, cena tipica piacentina sui sassi, gente di Piacenza e che non è più a Piacenza e che torna solamente per questa serata piacentina, un sacco di sponsor che ci danno una mano, diamo una mano anche noi a Casa di Iris, Walter Bulla, Vivaio Maserati che ci aiuta ad addobbare le vie con tutte le sue piante, insomma il solito format che non va mai di moda, infatti abbiamo fatto tutto esaurito, ma in una settimana abbiamo avuto 300 prenotazioni e purtroppo abbiamo dovuto dire di no a tanta gente, ma più di quelli non riusciamo a fare. La serata si chiude con l'immancabile saluto dello chef. Sassulei, ci vediamo il prossimo anno con la 14ª edizione di Na Mangeda in Sisas.